divorzio più chiacchierato dell'anno, quello tra Francesco Totti e Ilaria Blasi, non conosce soste e va avanti tra colpi di scena, buone notizie e misteri. Siamo sopra il bancone, io e te. E a tenere banco, neppure a dirlo, è la guerra dei Rolex. Svuoto le tasche, mi riempio di te. Il 5 ottobre si è tenuto in una banca dell'Eur un incontro segretissimo, o almeno così doveva essere, tra l'ex capitano giallorosso, la conduttrice TV, gli avvocati ed esperti di orologi di lusso. Dio che so farmi rovinare da te. Ilaria ha riportato al suo ex marito ben 3 Rolex e tutti hanno confermato che si tratta di pezzi autentici, non di imitazioni. Quindi, nonostante i due ex sposi non si siano rivolti la parola, tutti felici e contenti? Neanche per l'idea. Totti ne reclama almeno altri 4 e certamente non si accontenterà di un bottino così magro. Prossimo appuntamento? Il 24 gennaio per la prossima udienza e state sicuri, non mancheranno le sorprese. Guardate che bel parterre oggi, che belle queste donne. Stefania Orlando, ciao Stefania, Leonora, buongiorno. Benvenuta, la nostra Catizzone è rimasta. Poi qui alla mia sinistra abbiamo Angelica Amodei, che è la figlia di Rosanna Lambertucci, ciao, ed è un'amica di Storie Italiane. E poi è tornata a trovarci Cristiana Ciacci. Ciao, buongiorno. Cristiana. Buongiorno. Oggi ci sarà un bellissimo ricordo del tuo papà. Tu canterai una canzone molto bella con delle immagini di Little Tony. Grazie che sei qui. Grazie. Vilma è rimasta. Allora parliamo di coppie, coppie che scoppiano. Tu ne sai qualcosa, Stefania? Guardi me, Leonora. Sì, ne so qualcosa, purtroppo aggiungerei, no? Che... E allora, intanto raccontiamo questa faccenda degli avvocati, dei Totti e Ilari, degli orologi, perché è una notizia che è un po' finita su tutti i giornali, perché io non ho capito... Se li sono spartiti, cioè ormai è un dubbio. Un po' tuoi, un po' miei, un po' così. Orologio sì o orologio no? Guardate. I loro sguardi questa volta non si sono nemmeno incrociati, in un'atmosfera di gelo siderale. Ilaria Blasi e Francesco Totti si sono incontrati in una banca del centro di Roma per la sofferta riconsegna degli orologi da parte della conduttrice. Questa volta ad esasperare la già lungamente dibattuta questione sarebbe stato il pupone giallorosso, che ha chiesto addirittura la consulenza di un esperto in materia, con lo scopo di verificare che i preziosi accessori del valore di circa 800.000 euro fossero quelli originali e non delle copie false. Tutto questo lascerebbe presupporre che nella ruggine creatasi tra i due ex coniugi ci sia anche una base di profonda sfiducia. Una volta accertato che gli orologi consegnati sono davvero quelli autentici, la tormentata saga è continuata. Secondo il calciatore, infatti, ne mancherebbero all'appello ben 4, che dovranno essere riconsegnati al più presto. Dopo l'incontro ognuno è tornato alle proprie vite, forse con tanta amarezza. Eppure, l'affair che vede protagonisti questi oggetti tanto costosi tiene banco ormai da diversi mesi, avendo stabilito il giudice che, in mancanza di una decisione definitiva, il signor Totti e la signora Blasi dovranno fare un po' per ciascuno. Depositati quindi in una cassetta di sicurezza intestata ad entrambi, i due gestiranno i beni in una sorta di affido condiviso, prelevando gli orologi e quindi utilizzandoli solo con la presenza e il consenso dell'altro, chiedendo quindi in un certo senso il permesso. Certo, data la situazione, appare difficile che riescano ad organizzarsi. La guerra personale tra i due continua inesorabile, ma chi la spunterà? Ecco qua, allora, a campa. 4 sono stati consegnati. Guarda, la storia è infinita questa. Sì, intanto mi fa piacere sapere che la nostra dicitura di affidamento condiviso per gli orologi insomma è stata adottata e continua, perché credo che esprima bene l'idea. Esatto, la questione è proprio questa: la collezione di circa 6, 7, alcuni dicono 8 orologi del valore totale di 700-800 mila euro è una questione che rimane ancora sospesa. C'è stato un incontro tra Ilaria e Totti, a quanto pare di fronte a un istituto bancario anticipato
anticipandolo di un giorno, a grande sorpresa, doveva venire, se non ricordo male, il 7, è venuto il 6, quindi con un giorno di anticipo, sono arrivati sia Hillary, quindi la conduttrice, che Totti, l'ex calciatore, con i loro rispettivi avvocati di fronte alla cassetta di sicurezza, e quando è stata aperta la cassetta di sicurezza non c'erano 7-8 orologi come era previsti, ma soltanto 3 orologi. A quanto pare quindi la battaglia legale continuerà, perché questo, sempre da quanto ci riportano le fonti, è stato lo stesso Totti, l'ex calciatore, ad aspettarsi invece l'intera collezione. Hillary, a quanto pare, continua invece a dire che soltanto 3 erano gli orologi sotto la sua custodia. Quindi che fine hanno fatto gli altri orologi? Questo sarà quello che bisognerà capire, e probabilmente sarà un nodo che verrà snodato proprio nelle prossime udienze che aspettano la coppia, le udienze civili. Bene. Allora ci si separa, ci si lascia, e questo può succedere, può capitare in una coppia. A volte si dice l'importante è di lasciarsi bene. Come è andata con la storia di Stefania Orlando? Guardate, servizio. Voltare pagina dopo una separazione non è un'esperienza semplice da affrontare, si sa. Ma Stefania Orlando, da donna energica e positiva, ci sta provando attingendo a tutte le sue risorse. Sta riprendendo in mano infatti la sua vita dopo la dolorosa separazione da Simone Giallorenzi, il musicista a cui è stata profondamente legata per 15 anni, 12 di fidanzamento e 3 di matrimonio. È stato un matrimonio bellissimo, era proprio come lo volevamo noi. Nessun rimpianto, nessuna recriminazione, solo tanto sconcerto di fronte ai cocci di un amore che Stefania auspicava fosse per sempre, quello della vita. L'amore vero nella vita viene una volta sola, ed è quando lo incontri lo capisci. Saggiamente però accetta che le cose siano andate diversamente e ricomincia. Amore tra le palazzine. E anche se ogni storia è profondamente diversa, la conduttrice romana non è la prima volta che fa i conti con la fine di un grande amore. Sposata negli anni 90 con l'attore Andrea Roncato, ha dovuto affrontare già all'epoca, e dopo soli 2 anni, quella sensazione di vuoto che può dare il fallimento di un progetto tanto importante. Una separazione inizialmente burrascosa la loro, dove forse hanno pesato ad un certo punto i 20 anni di differenza tra i due, e per stessa ammissione di entrambi una lunga serie di motivi che avrebbero portato ad un inesorabile allontanamento. Tuttavia, tanto è stato l'affetto che li ha tenuti legati che Stefania e Andrea hanno mantenuto per anni un ottimo rapporto, fatto di complicità e stima reciproca. Noi ci siamo lasciati a novembre del 99 e sono passati 10 anni. Sì, e ancora sta a rompermi le scatole dalla mattina alla sera. Ma come? Io stavo dicendo una cosa carina, che ci abbiamo messo tanto tempo perché in realtà ci dispiaceva, perché abbiamo un rapporto che noi siamo bello. Oggi la Orlando è comunque una donna serena nel coraggioso viaggio alla ricerca della nuova. È meglio che non rimani qui. Vilma, preparati che ce n'è anche per te adesso. Intanto già ne ho avuto abbastanza. Allora, Stefania, dopo 15 anni d'amore, l'ultimo, il tuo ultimo matrimonio, sì, naufragato. Purtroppo gli amori nascono, possono anche finire. È una cosa molto dolorosa, perché quando ci si lascia è comunque un fallimento, il fallimento di un progetto di vita insieme, e non è facile per nessuno, per chi decide magari di andare via per primo e l'altro lo deve seguire, perché anche quando si decide insieme è comunque una grande sofferenza, perché in quella storia ci si è, perdonatemi, non è la parola più giusta, investito tanto, perché di solito quando si parla di investire, però si investe anche sull'amore. Io credo che comunque sia sempre un investimento che ti lascia qualcosa. L'importante è che siano stati dei rapporti costruttivi. Io posso dire che il mio è stato un rapporto che mi ha lasciato tanto. Vi siete lasciati bene adesso, perché voi poi vi eravate sposati da poco, cioè, sì, da poco, insieme per tanto tempo. Mi ricordo quando vi eravate fidanzati, sì. E poi vi siete sposati, un matrimonio fra l'altro da favola, che tu Ho annunciato qua, nella tu non sei potuta venire, sì, no, ricordo perfettamente. Estate, bellissimo, tutti vestiti di bianco al mare, e poi? E poi a un certo punto succede, Leonora, che si cammina, no, sulla stessa strada, e qualcuno magari sente l'esigenza di svoltare da un'altra parte.
Ma che cos'è che scatta o che salta, Stefania? Cioè, forse appunto non si guarda più nella famosa stessa direzione, magari si hanno delle esigenze diverse, qualcuno cresce di più, qualcuno rimane fermo. Però io credo che l'importante sia capire, comprendere l'altra persona e a buon bisogno anche saper lasciare andare. E tu hai lasciato andare? Io ho lasciato andare. Credo che sia la più alta forma d'amore. Brava. Il fatto di saper lasciare andare. Però, come dici, l'hai vissuto anche come un fallimento, una sofferenza. Naturalmente sì, assolutamente mai. Si vive come un fallimento, però noi donne poi dobbiamo assolutamente reagire. A qualsiasi età dobbiamo reagire e capire che quei vuoti che chiaramente si creano dei grandi vuoti, devono diventare degli spazi da riempire. Ti sei commossa, Andrea Catizzone? Beh, sì, mi dispiace sentire che appunto una persona abbia sofferto, una donna abbia sofferto e la consideri un fallimento. Io vorrei che invece non lo considerassi un fallimento, ma una parte della tua vita che ti ha dato tanto. Sì, ma io questo l'ho detto. Un ciclo che si è aperto e che si è chiuso, infatti, assolutamente. No, fallimento là per là, chiaramente tu pensi che sia la storia definitiva, no? Sì. E quindi fai dei progetti a lungo termine e sicuramente diventa un fallimento. Però, come ho detto, le donne devono assolutamente reagire. Diciamo e andare avanti. Di quel progetto. Fallimento di quel progetto. Si entra poi in un altro progetto. Assolutamente. Di vita, è chiaro. Allora, Vilma, questa è la tua storia e l'abbiamo racchiusa così. Siamo gente ben borgata, non potete. Edoardo Vianello e Vilma Goic sono una delle coppie che di più negli anni ha fatto sognare quanti li hanno amati. Sposati nel lontano 1967, hanno vissuto anni di amore intenso e di incredibile sodalizio artistico, dando vita all'indimenticabile duetto I Vianella, il tutto coronato dalla nascita della figlia Susanna, scomparsa poco più di 3 anni fa. Le loro strade hanno smesso di viaggiare però parallelamente, facendoli approdare loro malgrado ad una separazione definitiva dopo 14 anni di matrimonio. Chiusi entrambi nel loro dolore, hanno dovuto gestire non solo ciascuno la propria sofferenza, ma anche la delusione che il loro allontanamento ha causato nel pubblico che li seguiva. Solo molto tempo dopo la fine della relazione hanno rotto il silenzio rispetto a quanto accaduto. Secondo la cantante, a minare le fondamenta della storia tra i due sarebbe stato l'ex marito, a causa dei molteplici tradimenti che la donna, per un senso di conservazione della coppia, avrebbe a lungo voluto ignorare, fino a quando la misura non è stata colma. E non solo, la Goic, non troppo velatamente, denuncia di essere stata lasciata sola in occasione della tragica perdita della loro amata figlia. E quando poi ti trovi a parlare di queste cose, è dura. Dal canto suo Vianello ribatte, non negando qualche scappatella, ma accusando lei di aver infranto la promessa essendosi innamorata di un altro uomo. Le posizioni dunque sembrerebbero inconciliabili e purtroppo a farne le spese è stata anche la loro complicità professionale. Mi ha fatto un dispiacere quando davanti a una platea, io sul palco, lui ha fatto salire la moglie e ha fatto cantare una canzone nostra. Vilma Goic ci saluta. Al che io ho detto, benissimo, io da questo momento non canto più con Edoardo. E poi quella roba no, lì. Che cosa vuoi sapere? Avete detto tutto? Non tutto. Non tutto. Non si dice mai, no. Sempre mai. Tutto, vero Vilma? Non bisogna. Conoscevo io Vilma e Edoardo. Sì. E una sera, te lo ricordi? Ti ho invitato a casa mia. Sì. Ho invitato Vilma e Edoardo. No, hai invitato Edoardo e hai detto vieni con Vilma con perché Vilma. Non ti voglio con un'altra persona. E allora quella sera lì, io me la ricordo, ancora mi commuovo perché Vilma ha cantato con una, oddio mio, guarda, veramente incredibile, se stasera sono qui è perché ti voglio bene.
ti giuro, ancora mi commuovo. Eravamo tutti commossi, Vilma, tutti sì, commossi. L'ha cantata, lei canta bene, lei c'ha una voce meravigliosa. Ma fa un piacere tutti, Angelica, che si è commossa. Ma c'è la curva, ma c'è la curva in pianto. No, perché c'è la curva, Angelica. Scusate che le mando un bacio, perché oggi è proprio una giornata. Sì, oggi è la giornata della commozione. Io non voglio commuovermi, che ho già pianto tanto. No, però quella sera c'eri anche tu, amore. Perché ma me le ricordo, insomma, stata... sì. Me le ricordo, anche se ero più piccola, ma me le ricordo. Sì. Sì, sì, sì. E lei proprio gli ha dedicato questa canzone con amore e passione. E io speravo sì, che questo potesse servire. No. E invece perché lui già stava con un'altra persona, che poi è diventata la sua seconda moglie, e lei ha detto: non voglio che tu venga a casa mia, voglio che tu venga con Vilma. Assolutamente. Perché quindi... tu avevi provato a rimetterli insieme? Beh, diciamo che loro erano una coppia, secondo me, giusta. Avevano le stesse radici, lo stesso, in fondo, anche lo stesso temperamento. E quindi mi dispiaceva che si fossero persi. A volte le coppie si perdono stupidamente, veramente. Noi donne dovremmo imparare anche... a capire che c'è un arco di anni difficile. Però è bello che ci sia qualcuno che tenti di rimettere insieme la coppia. Bellissimo. Perché quando due persone, brava, quando due persone si lasciano, spesso gli amici stanno fanno orecchie. No, ma poi si dividono. Si dividono. Si dividono. Invece è molto bella, questo è un segno di grande amicizia da parte tua. Io sono stata sempre molto, intanto gli ho voluto molto bene. E poi io credo nei sentimenti e secondo me il loro era un sentimento importante. Certo. Ecco, non poi parliamo anche della tua, parleremo anche della tua storia. Era un sentimento importante anche papà perché... di Angelica. Allora io ti voglio chiedere questa cosa, Vilma. Prima nel servizio credo di aver sentito qualcuno che dicesse l'amore è una volta sola, lo riconosci, quando è vero amore... Tu hai detto sì, è vero. È vero. Per te è così? Per me è così, cioè il vero amore... Il tuo vero amore rimane è stato Edoardo. Vero amore e non può... Possono arrivare altri amori, altre storie, altre cose, però, ma non saranno mai come il primo amore, come quello grande con cui tu costruisci una vita. Costruisci un qualche cosa. Ma il tuo vero amore è stato Edoardo? Sì, assolutamente sì, io lo dirò sempre, tutta la vita... perché è stato il mio primo amore, è stato quello con cui io sono cresciuta e lui forse non si è neanche accorto che io ero cresciuta perché mi trattava sempre come una bambina e allora questa cosa probabilmente ha influito molto anche sulla nostra, sul nostro rapporto perché lui trattandomi come una bambina io facevo in modo di essere sempre carina, ragazzina, ero ragazzina, io mi sono separata che avevo 32 anni, quindi capito, ero comunque una ragazzina, ma quando ci siamo separati, a parte che io ho sofferto come una bestia, stavo sdraiata, andavo a dormire sdraiata, guardavo il soffitto e dicevo signore se dimenticano i morti aiutami. Così perché una pena d'amore. Una pena d'amore. Poi fra l'altro voi lavoravate anche tanto insieme. Abbiamo poi continuato a lavorare. Eravate una coppia proprio professionale. Perché anche dopo la separazione noi abbiamo continuato a lavorare insieme e io ho dovuto subire la presenza di quest'altra persona che veniva. Però per fortuna in quel periodo mi sono fidanzata anch'io. Mi sono fidanzata anch'io e quindi anch'io portavo il mio fidanzato. Vilma, tu spesso hai parlato dei suoi tradimenti. Beh, sì, io ne ho scoperti un po'. Perché poi... Quando stavate insieme? Quando stavamo insieme. E ogni per quanti volta che anni? Cioè, per quanti anni sono andati avanti? Guarda, per i primi 5 anni io non mi sono accorta di niente. Non lo so se lui mi ha tradito nei primi 5 anni o meno, perché ero talmente presa da tutto, dall'amore, poi è nata mia figlia, eccetera. Quindi ero presa dal lavoro e quindi non ci ho pensato. Poi un bel giorno una signora mi ha telefonato e mi ha detto tuo marito si vede con mia figlia il giovedì. A questo indirizzo alle 3 del pomeriggio. No, aspetta, ti hanno chiamata? Mi hanno proprio telefonato e quando mi hanno telefonato io avevo Edoardo davanti e io dovevo parlare al telefono con questa signora che mi diceva guarda che tuo marito si vede con mia figlia
di giovedì, guardano, queste sono parole che io non dimenticherò mai, perciò lo dico perché quello mi hanno detto. Mm. Si vede con mia figlia di giovedì a questo indirizzo alle 3 del pomeriggio. E io avevo lui davanti e io dovevo dire, ah grazie, grazie, buongiorno. E poi che cosa hai fatto? Dopodiché noi siamo partiti per Napoli, perché dovevamo andare a Napoli. Ma non gli hai detto niente? E non gli ho detto niente. Sono arrivata a Napoli e quando andavamo come a Napoli... Come hai fatto? Non lo so. No. Io gli sarei scoppiata. Mia. No, io zitta perché dovevo... Zitta tu. No, perché poteva anche essere uno scherzo. Ah, ok. Certo. Per cui hai detto, ma magari... Magari non è vero. Però allora, tu lì io per lì, se era uno scherzo, però io un po' detto, ci hai creduto. Perché no, ho detto, vediamo se è vero. Se tu pensavi che fosse stato uno scherzo, gliel'avresti detto bene, lì allora, per lì. No, non gliel'ho detto perché ho detto devo verificare. Stavamo partendo proprio, cioè nel senso che finita questa cosa noi siamo usciti, siamo andati a prendere il treno per andare a Napoli e quando eravamo a Napoli eravamo ospiti di amici a casa loro. Mm. Quando sono arrivata io ho parlato con la moglie di questo signore, questi signori che è la moglie, e ho raccontato questa storia. Lei ha detto adesso guarda, tanto si sa subito, perché se è vero che questa storia è che ti tradisce e che si vede con la figlia di questa signora, lui farà una telefonata. Anche se tu non gli hai detto niente, lui avrà sicuramente un contatto con questa persona. Come è andata a finire? È andata a finire che abbiamo lasciato la figlia della signora dove eravamo ospiti a casa per sentire che telefonata faceva lui. E lui ha telefonato. Ah. Aia. Lui ha telefonato, quando sono tornata a casa ho detto, beccato. E poi? E al che gliel'ho detto. Quando siamo tornati in treno sempre... Ma lui che lui ha messo? Lui... No, ha detto che non è, che è tutta come una storia. Come ha reagito, scusa? No, lui sì, vabbè, ma sono tutte storie, non è vero. Sono cose vendette. Vendette, cose, capito? Gli uomini ripicche. Negano anche davanti all'evidenza, sì. sempre. E al ritorno in treno anche mi ricordo di negare, che ha cominciato a scrivere... Anche gli avvocati negano. Dicono di negare. E allora? Dicono di negare. Mentre tornavamo a Roma, in treno, ha cominciato a scrivermi un sacco di bigliettini d'amore che io tuttora tengo a casa. Io ho delle lettere che lui mi scrive. Ogni volta che io lo beccavo, lui mi lasciava. Ma me le devi portare, Vin. No! Per vedere a che cosa, no? Ogni volta che io beccavo una situazione... una volta l'ho beccato perché telefono e dico... Dove... in ufficio, e la combinazione, la segretaria di Edoardo era la moglie di Minghi, che poi lui ha sposato successivamente, sì, ma erano già fidanzati, di Amedeo Minghi, Elena. E io telefono e dico, dov'è Edoardo? Dice, ah, credo che abbia appuntamento con un'agenzia fotografica. E io, che ormai avevo sgamato tutto... Così ho detto, ah, un'agenzia fotografica, mi dai il numero dell'agenzia fotografica che gli devo dire una cosa? Ah, non ce l'ho il numero, e figurati, cioè tu dici che hai l'appuntamento con lei e non hai il numero dell'agenzia fotografica e se gli devi comunicare una cosa importante, che come fai? Al che lei... Non c'erano i telefonini. No, no, lei, no, appunto, lei, io non ti ho dato niente, non ti ho dato niente, allora io vado in ufficio. E lei aveva in un angoletto della rubrica sua, dove il scriveva numero. Il numero piccolo piccolo scritto, e dice, io non ti ho dato niente. Io telefono a questo numero e dico, pronto, c'è Vianello? Silenzio dall'altra parte. Ah, non lo so, perché devo chiedere, perché, scusi, ma con chi parlo? Questa è un'agenzia. Dico, ma che agenzia, di che? Di che era? Che agenzia è? Cioè, fatemi capire. No, nome del nome. No. Non ho mai capito chi fosse e con chi stesse in quel momento, però fatto sta che ho capito che c'era un inghippo, perché non era così la cosa. E quando... Anche lì, quando io ho scoperto questa cosa, che poi è stata appurata, lui mi scriveva sempre delle lettere, biglietti, cose, amore mio, Edoardo, sei l'unica donna della mia vita perché io amo solo te e non succede mai. Ma mi devi venire a raccontare queste lettere, Vianna, perché guarda. Vuole le lettere. Le voglio proprio leggere. E Rosanna e Angelica,
Allora, la storia di due donne che sono diventate nel corso del tempo due carissime amiche. E Rosanna si è separata dal papà di Angelica. Che anno era e dopo quanti anni eravate insieme, Rosanna? Dunque, noi ci siamo separati nel 95 e ci eravamo sposati nel 74, quindi dopo tanti anni. Era pure nel 97? No. Nel 95, no? 95-97, come sì, ti ricordi quegli anni? Tu quanti anni avevi? Per questo non mi tornavano esattamente i conti, più o meno avevo 17-18 anni. Come hai vissuto? Guarda, tutto... ti posso dire una cosa, non mi guardare però. No, non ti guardo. Perché no, quando girati, mi guarda non possiamo guardare. Guardo la telecamera. Allora, ovviamente i figli ci restano male, Leonora, ci soffrono. Però io su quello credo di essere stata, me lo dico da sola, molto brava, perché ho cercato di non farglielo vedere. Però una cosa che voglio dire, e la dico sempre, la dico alle mie amiche che si stanno separando, la dico: cercare quando è possibile, perché non tutte le coppie hanno la fortuna di essere due brave persone, come mi piace dire. Rispettare i figli e rispettarsi, rispettare quello che è stato il percorso fatto insieme. Per cui io mi ricordo che papà andò via di casa e lei aveva un appartamento che era vuoto. E l'aiutò anche a sistemarlo e praticamente dare una casa di proprietà a un ex marito. Credo che sia un gesto di generosità, ma non perché papà non, in quel momento era senza una casa. Io mi ricordo che lui aveva lasciato la macchina sua a lei. Loro non si, non hanno, lavoravano tutti e due e hanno deciso ognuno di vivere con quello che loro avevano. Uno dei due aveva più dell'altro, ma nessuno ha mai... mai. Quello che era il rispetto nostro, di me, nostro di famiglia, per cui il Natale si faceva insieme sempre. Anche quando mamma ha avuto altre storie, il Natale era per noi. Quando è arrivata Caterina è stato l'ultimo Natale, perché poi papà purtroppo si è ammalato, stavamo tutti insieme. Per cui abbiamo sempre cercato... litigavano, Per cui non è che diceva la coppietta che non litigava mai, litigavano anche parecchio. E anche dopo da separati ogni tanto si rinfacciavano delle cose. Però c'è stato sempre nel tempo un rispetto e questa cosa io l'ho imparata sempre. Dico sempre a Claudio, che è il papà di Caterina, con il quale sto da 22 anni, magari staremo insieme per sempre e me lo auguro, ma io ti dico e ti giuro che se mai succederà qualcosa nella nostra coppia, Caterina sarà sempre al primo posto e cercherò sempre di renderla serena e di mantenere comunque la famiglia. E questo so che purtroppo non è facile e credo di essere stata molto fortunata, come, di avere due genitori che ce l'hanno fatta, perché sento storie drammatiche e quindi non è sempre possibile. Dove si lasciano troppo male e poi alla fine tutti soffrono. Posso concludere dicendo una cosa però, che prima di separarsi bisognerebbe riflettere molto. Perché, per esempio, la separazione mia con Alberto, secondo me, fu un grande errore. Fu un grande errore. Prima di perché conoscere Mario, ti interrompo un attimo, mi disse. Poi, Mario è il nuovo Mario. Marito di Rosanna. Mi disse, qua, dice, lo sai, se avessi capito davvero il bene profondo che c'era tra me e papà, non lo avrei mai lasciato. Perché... ci sono le montagne russe nella coppia, è inevitabile dire siamo bene, c'è siamo felici tutta la vita. Però, c'è un arco di anni difficile, Però, e poi si è visto perché quando papà si è ammalato, lei lo ha curato come se fosse stata una moglie, e quindi, pur avendo un altro compagno. In queste storie vostre forti. Anche stessa storia di papà con Cristiana, mamma. Cristiana, tu dimmi, la storia di tuo padre con la tua mamma. Con mia mamma, uguale, si sono lasciati dopo 12 anni di fidanzamento e due di matrimonio. L'ha lasciato mia mamma, però il loro amore io credo che non sia mai finito. Mia mamma non ha voluto nulla economicamente da papà, e quindi era fiera, ben fiera, lei aveva il suo lavoro e dice non mi serve niente di quello che tu hai, non voglio nulla di materiale. Però hanno mantenuto sempre un rapporto molto di amicizia, cioè litigavano come cane e gatto, ma papà non faceva un passo se non chiedeva
consiglio e parere a mamma e anche nel momento poi della malattia di mia mamma. Quando sei ammalata, tuo padre ha fatto di tutto. Fatto, e io che non lo conoscevo, l'ho conosciuto Rosanna attraverso... Rosanna li conosce tutti. No! Sì. Tu chiedi a Rosanna, no, Rosanna sa tutto. Amore, ma quando io l'ho conosciuto attraverso un'intervista, sono rimasta colpita, perché lui, quando lei si è ammalata... L'ha rivoluta in casa, sì, l'ha seguita fino alla fine. Io lavoravo è l'amore che si trasforma in quel periodo. E sì, no? Mi ricordo benissimo la storia dei tuoi genitori, perché lavoravo come giornalista e quindi avevamo scritto anche sul giornale. Senti, ed era una storia commovente. Mi va di ritornare? Perché sì, ho un po' è troppo bello questo argomento. Ho un po' di domande da farvi, mi avete incuriosito, a parte le lettere di Edoardo. Cioè, devo portare la cartellina. Le lettere mi sono rimaste qua proprio. Però posso dire solo una cosa, Nora, quando c'è stato un grande amore, no? Come per esempio per Rosanna, il papà di Cristiana, come vedi, poi non ci si recrimina nulla, non escono fuori delle cose brutte come in altri rapporti, evidentemente, quando l'amore c'è stato, si trasforma, diventa affetto. Poi io, e ci si vuole bene sempre. Poi un giorno la Catizzone mi racconterà oggi perché si è messa a piangere tutto il tempo. Lei che fa l'avvocato matrimonialista, che sono quelli che arrivano con la valigetta, ti fanno una paura. Ma infatti guarda, però qua c'è qualcosa d'altro. Scegliere l'avvocato è importante, però. Perché gli avvocati talvolta aizzano la clienta. Va bene, tu ti sei sposata dopo 13 anni, un amore meraviglioso. Come si chiama lui? Massimiliano. Massimiliano, abbiamo anche tante immagini di Massimiliano. Dov'è la foto di Massimiliano? Eccolo. E questa è la foto del matrimonio? Eh sì. Perfetto, guarda che bella, una vera e propria principessa. Eccola là, Cristiana col suo Massimiliano. E allora, Cristiana, tu oggi ci canti una canzone che è dedicata al tuo papà. Si chiama Stringimi Forte. Cristiana Ciacci. Rideranno i vostri cuori matti di felicità insieme a Little Tony. Stringimi forte così, che il senso di tutto è qui. Stringimi forte che tutto andrà bene, stringimi forte così. Il temporale adesso se ne va e le stelle vengono fuori, fuori, che tutto passa e poi domani tornerà di nuovo il sole, il sole. Canta, balla e ridi più che puoi, così il mio amore ti raggiungerà. Che la vita è veloce, mia Cri. Stringimi forte, sii sempre felice. Stringimi forte così. Queste erano le parole che mi diceva sempre papà. Lo so, c'è una storia forte. Una giornata tu, lacrimosa questa. Prosegue il pianto. Ragazzi, qua è tutto un pianto. È tutto un pianto. Accomodati. Eleonora, sei pure tu però. Hai voglia, senti un po'. Ragazze, grazie. Grazie a te, Leonora. Noi, ve lo prometto, ci ritroviamo. Magari uno di questi giorni insieme continuiamo certi discorsi. Continuiamo a piangere. Che abbiamo iniziato oggi. Mi sposto dall'altra parte dello studio.